A Maggiora, il tempio del motocross, la prima prova della Euro Vintage Motocross Cup, il nuovo campionato europeo introdotto da FIM Europe per le moto da cross d'epoca. Lo storico appuntamento è per il 17 e 18 aprile al Mottaccio del Balmone, riaperto ufficialmente appena 7 giorni prima per la gara di campionato italiano Prestige, che si presenta tirato a lucido e perfettamente preparato dal motoclub MMX Maggiora Motocross per accogliere le moto che nel passato avevano contribuito a scrivere la storia di questo mitico impianto. Oltre che per la Euro Vintage Motocross Cup, la gara è valida anche come prima prova del campionato italiano epoca UFO. E il richiamo di Maggiora è forte per tutti, la possibilità di correre su una pista che normalmente apre solo per gare ai massimi livelli attira circa 350 appassionati e tanti personaggi illustri. Il weekend delle moto d'epoca è l'occasione giusta per celebrare la storia del motocross e in questi momenti il mattatore indiscusso è Max Giusti. L'attore e presentatore romano è da sempre un grande appassionato di questo sport, tanto è vero che a Maggiora addirittura gareggia con una KTM del team Milani nella categoria P2B e col microfono in mano racconta la sua emozione di trovarsi fianco a fianco con personaggi che hanno segnato la sua giovinezza di motocrossista. Il primo momento celebrativo è al sabato pomeriggio con la consegna della targa Cavalieri del Cross da parte di FMI e FX Action Group a Franco Picco, che proprio a Maggiora vinse il campionato italiano senior nel 1978 e che ancora oggi, a 65 anni, stupisce il mondo correndo e portando a termine la durissima Dakar. La targa viene consegnata dal coordinatore motocross epoca della FMI, Mario Volpe, e poi sul podio salgono anche Roberto Bianchini di FX Action Group e i padroni di casa del Maggiora Park, Stefano Avandero e Francesco Bozzola, coinvolti da Giusti in uno spettacolo improvvisato per celebrare Franco Picco. Domenica invece, prima del via delle seconde manche, visita a sorpresa di Alex Puzzar per un giro d'onore con moto e look replica 1990, l'anno del titolo mondiale della 250 e della sua vittoria memorabile nel Gran Premio iridato proprio a Maggiora. In pista con Puzzar scende Stefano Avandero, mentre Giusti coinvolge Picco e altri volti noti del cross per un saluto. Massimo Contini, Maurizio Dolce, Paolo Caramellino e Michele Fanton, questi ultimi due iscritti regolarmente in gara. E in gara a Maggiora c'è anche Alessandro Gritti, leggenda vivente dell'enduro, ma anche 2 volte campione italiano di motocross, che a 74 anni si schiera al via della categoria pre-73 con una KTM. 4 volte campione europeo di enduro, pluricampione italiano di enduro, 2 volte campione italiano di motocross, vincitore 2 volte della 6 giorni a squadre. Insomma, tutto e di più Alessandro Gritti in gara oggi a Maggiora. Come hai scelto, come ti è venuta voglia di gareggiare? Dato che è saltata quella di Vertova del gruppo 5, e allora ho scelto di venire qui a Maggiora, che è una pista che rimane nel cuore. Ho corso 50 anni fa e ci provo ancora. Qual è il tuo ricordo più bello legato a questa pista? Un bel volo là in cima alla salita, mi è rimasta accelerata, è uscita la farfalla del carburatore e lei si è impennata e ha fatto giù un bel volo con la PUC. E lì è stato, però dopo ho vinto il campionato italiano che abbiamo fatto qui di regolarità come prova speciale. È stato bello, è una bella pista. I tuoi trascorsi nel cross, insomma, sei stato protagonista anche a livello internazionale nel motocross, non solo quindi nell'enduro. E quali erano le piste che preferivi? Maggiora, Lombardore, Gallarate, Gianatoglia, San Severino Marche, sono tutte delle belle piste. Oggi sei in gara con che moto? È un KTM vecchio quasi come me. Hai idea di fare qualche altra gara d'epoca motocross? Vivo la giornata, eccetera. Ho intenzione di partecipare a 6 giorni. Di nuovo? Ci provo.
meraviglioso, meraviglioso. È quasi imbarazzante fare delle domande ad Alessandro Gritti per la sua incredibile storia. Dove trovi la voglia di correre ancora in moto a 74 anni? Sono nato sulla moto e morirò sulla moto, più tardi possibile. Gritti, va detto, non è il pilota meno giovane iscritto alla gara di Maggiore. Ci sono Gianfranco Colombari ed Enzo Quarin, che di anni ne hanno addirittura 75 e partecipano regolarmente alle gare di campionato italiano epoca. E proprio l'esempio di queste persone che ancora a questa età si divertono a scendere in pista con le moto da cross rende l'idea della bellezza dello spettacolo, della passione per le moto e ovviamente dell'ambiente del campionato italiano epoca. 19 le categorie da premiare e quindi un grande lavoro anche per il servizio di cronometraggio, ma l'effetto visivo dei cancelletti pieni di vecchie moto sulla pista di Maggiore è impagabile. Iniziamo quindi con le immagini di gara, con le categorie Evo e Rookies, le categorie per le moto e per i piloti più giovani. La Evo mette in pista le moto costruite dal 1990 al 1996, mentre i Rookies sono i giovani under 35 anni. In queste manche grande spettacolo con tanti nomi forti a contendersi la scena, il duello per la vittoria assoluta è tra Stefano Dami e Ivo Lasagna, campione italiano Sidecar Cross in carica, che però dimostra di saper andare molto forte anche con le moto vintage. Lasagna vince la prima manche con un arrivo in volata su Dami, mentre in gara 2 è Dami a portare a casa la vittoria con un margine di vantaggio più ampio. Poco più indietro ci sono Paolo Schneider e Luca De Rosa, mentre il migliore dei rookies è Nicolas Tumini, con due manche concluse in sesta e nona posizione assoluta. Michele Fanton, con la sua Yamaha Evo, si piazza quinto nella categoria E2. Podio E1 con Stefano Miglionico, Davide Miglionico e San Pietro. Podio E2 con Dami, Lasagna e Schneider. Podio della R1, la Rookies 1, con Volpe, Gardini e Ferrari. Podio R2 con Tumini, Di Nardo e Milani. Sì, quando ho visto a calendario queste due gare ho deciso di farle entrambe perché Maggiore è la mia pista del cuore, quindi ogni volta che vengo qua ci lascio un pezzo di cuore, anche oggi mi sono divertito tantissimo. Domenica scorsa abbiamo trovato condizioni veramente dure, oggi invece la pista era perfetta, è stata una lotta durissima sia con Ivo che con gli altri concorrenti, alla fine sono riuscito a spuntarla, è stata una bella gara, siamo divertiti tutti e la cosa più importante è questa. P2, B più C2. In questa categoria c'è interesse soprattutto per il duello tra Vincenzo Lombardo, Michele Dal Bosco e con l'aggiunta di Giovanni Gritti come terzo incomodo. Una lotta che inizialmente sembra favorire Lombardo, ma il siciliano è costretto al ritiro verso la fine di gara 1 per un problema tecnico e non prenderà parte nemmeno alla seconda manche, lasciando così strada a Dal Bosco che vince quindi le due batterie e l'assoluta. Problemi tecnici ma in gara 2 anche per Gritti e in questa categoria, in questo raggruppamento c'è in gara anche Max Giusti che conclude al 17° posto della P2B, rallentato anche da una caduta in gara 2 che lo costringe al ritiro. Nella C2 il migliore è Alessandro Orbati grazie a una bella rimonta dopo un contatto al via in gara 1 con Walter Chiappa, un altro dei favoriti, e al successo in gara 2. Sorte inversa per Aldo Mezzedimi, primo in gara 1 e nelle retrovie nella manche finale. Sul podio della P2B, Dal Bosco è accompagnato da Soldà e Carosi. Nella C2, Orbati precede Graziani e Mezzedimi. Sì, la spalla dai del The Voice, la settimana scorsa. Sempre in questo bellissimo contesto, una bellissima esperienza. Devo essere onesto, sono stato anche un po' fortunato perché Lombardo che andava più forte insomma ha avuto dei problemi tecnici e quello mi ha agevolato, però mi sono divertito, ho dato il massimo grazie a Massimo Signorin che mi ha prestato la moto e bello, bellissimo, Maggiore è sempre Maggiore. Ed ecco le manche Queen più P2C. La P2C è la categoria delle moto più recenti al via del campionato italiano, visto che la Evo prende punti solo per la Euro Vintage Cup. La Queen invece è la categoria per le 500 due tempi fino all'anno di fine produzione e anche questa non è una categoria contemplata nel campionato italiano ma solo nella Eurocup.
Qui il dominatore comunque è Christian Ravaglia, in testa dal primo all'ultimo giro in entrambe le manche. In gara 1 lo tallona da vicino Fabio Occhiolini, il pluricampione italiano della Veteran, che oggi è in gara nella Queen e dimostra di saperci fare molto bene anche col 500. In gara 2 invece Ravaglia vince senza grossa fatica, mentre Occhiolini non riesce a superare Zecchin, ma vince comunque la categoria Queen in virtù del regolamento del campionato Epoca, che a parità di punti premia il pilota meno giovane. Bene anche Franco Ulivi, specialista del motocross Epoca, lui sì, che chiude la manche sempre a ridosso dei primi tre, due quarti posti quindi per lui. Podio della P2C con Christian Ravaglia, Ulivi e Franchini, podio della Queen con Occhiolini, Zecchin e Marco Ravaglia. No, con questa moto non avevo mai corso, la mia prima moto grande è stata nel 1990, però ho colto l'occasione per tornare in questo tracciato che mi ha sempre dato delle belle soddisfazioni, poi per ritrovare vecchi amici e mi sono divertito, mi sono fatto una bellissima giornata, un bel weekend ho fatto di gara, ecco. P2A e Pre-76. Massimo Saglimbeni e Patrick Mezzedimi sono i due protagonisti della lotta per il successo. Saglimbeni vince la prima manche ma poi è rallentato da un problema in gara 2 e così Mezzedimi con un secondo e un primo posto si porta a casa il successo. Due terzi posti per un regolare Giuliano Giovannelli che si assicura così un posto sul podio, nello specifico il secondo. Bella lotta anche nella Pre-76 con Fiorello Sberze e Gianluca Gallingani che si scambiano primi e secondi posti. Vince Sberze per effetto della regola dell'età del pilota che abbiamo visto valida anche nella Queen nel caso di Occhiolini. Nella P2A c'è in gara anche Franco Picco che vuole onorare la memoria di Francesco Villa con questa sua partecipazione in sella appunto a una Villa 480 e corre due prove regolari terminando la giornata in undicesima posizione di categoria. Il podio della P2A è per Mezzedimi davanti a Giovannelli e Saglimbeni, quello della Pre-76 premia Sberze davanti a Gallingani e Fiorucci. La categoria Pre-76, le moto più vecchie in gara, autentici pezzi da museo, ancora però perfettamente funzionanti, col loro rombo profondo, inconfondibile, sia che si tratti di due tempi che di quattro tempi. Ovviamente qui le prestazioni non possono essere paragonate con quelle delle moto più recenti, anche quelle che fanno parte poi dello stesso contesto del campionato Epoca, ma qui quello che più conta è l'aspetto emozionale di vedere in azione dal vivo i mezzi con cui i pionieri del motocross si esibivano su piste anche come Maggiora ormai più di 50 anni fa. E la vittoria di giornata va a Ivano Ferrari della categoria over 50 che domina nettamente entrambe le manche con la sua CZ rifilando sempre grosse manciate di secondi agli avversari. Alle sue spalle c'è più movimento con Maurizio Pezzaglia che conquista un secondo posto e un terzo di manche e risulta il migliore dei piloti over 60. Alessandro Gritti, dopo aver colto il miglior piazzamento della over 68 in gara 1, è costretto al ritiro nella seconda manche e lascia il successo di giornata a Flavio Soldà. Podio over 50 per Ferrari e Rungaldir, podio della over 60 ovviamente sempre Pre-73 per Pezzaglia su Mazzucco e Mattalini, il podio della over 68 premia Soldà davanti a Graziani e Mugnaini. Diciamo che questa moto l'avevo già usata per anni nel campionato europeo ECMO e niente, siccome avevo già fatto secondo nell'europeo e volevo cercare di vincere l'europeo sperando che fosse un europeo questo, e quindi sono tornato su CZ solo per questo evento. Le manche C1 più P1A e P1B, tre categorie di moto, tutte di cilindrata 125, prodotte fra il 1977 e il 1985. Il grande protagonista di questo raggruppamento è Paolo Caramellino, altra vecchia conoscenza del motocross a livello internazionale e poi stella del downhill mountain bike, che ritorna in gara per questa grande occasione a Maggiora con una Kawasaki nella categoria P1B. Il Caramel, come viene soprannominato, vince entrambe le manche controllando dal primo all'ultimo giro la pressione di Ivano Ferrari e di Gerardo Gasso che si piazzano sempre alle sue spalle. Graziano Gardini è il migliore della P1A, mentre Alessandro Orbati, vincendo la C1,
diventa l'unico pilota di questo weekend in grado di conquistare il successo in due diverse categorie. Podio della P1B, come detto, con Caramellino, che vince davanti a Ferrari e Gasso. Nella P1A è primo Gardini, secondo Romano e terzo Rossi. La C1 vede vincere Orbati su Volpe e Pini. Ma è la mia gara, io non sono più tanto praticante. Una manifestazione così non potevo dire di no, mi hanno offerto di correre con una moto senza grossi impegni e ho accettato molto volentieri, perché qui si risvegliano tutti i sentimenti amorosi del motocross per gente ormai della mia età. Così arrivare qui, correre, sentirsi ancora protagonisti, anche solo partecipare, è un regalo, un dono proprio importante che ci ha fatto Maggiore, e ringrazio veramente tutti perché è stato proprio unico. P1C, le 125 più recenti in gara al campionato italiano. Come detto, infatti, la Evo è una categoria valida solo per la Euro Vintage Cup. E qui a dare spettacolo è Ivo Lasagna. Il pilota umbro, come detto, campione in carica italiano di Sidecar Cross, è evidentemente abituato a ben altre potenze e quindi quando si trova per le mani la sua piccola Honda 125 la spreme letteralmente fino allo sfinimento. In gara 1, infatti, Lasagna ottiene la vittoria dopo aver rimontato dalle retrovie e aver avuto ragione del sempre ottimo Vincenzo Lombardo. Nella seconda manche il successo va a Franco Ulivi, campione in carica della categoria e costretto a chiudere anzitempo gara 1 per una caduta, che fa valere tutta la sua classe, mentre Lasagna si accontenta della seconda posizione, rallentato anche da un vistoso calo di potenza del suo motore. Come detto, ha spremuto al limite la sua Honda. Il podio di giornata premia dunque Lasagna davanti a Lombardo e a Michele Ciceri, autore di due prove molto regolari. Allora, oggi è stata una grandissima emozione partecipare in questa magnifica pista. E che dire, mi sono divertito da morire, mi trovo a mio agio con queste moto. Peccato le seconde manche, sia in categoria Evo che in categoria Promo, che mi hanno consegnato il secondo posto, ma viste le manche un po' accorciate, poi in questa mancia qui, la 125, sono diciamo partito male, il motore si è grippato al quarto giro, non riuscivo più ad andare, quindi diciamo che mi ritengo fortunato, ecco, un grande divertimento. F1, F2 divertenti come di consueto, le manche dei cinquantini. Infatti vedere gli sforzi dei piloti per non perdere potenza e condurre le moto più piccole del lotto sui ripidi saliscendi di Maggiora incuriosisce tutti. E quello che strappa gli applausi più convinti è Stefano Dalla Libera, che porta la sua Bombaci in giro per il mottaccio del Balmone, spingendo il motore al massimo delle sue prestazioni. L'emiliano riesce a percorrere interi tratti di pista praticamente senza mai chiudere il gas e dimostra quindi come si fa a guidare una moto 50 in maniera efficace. Dietro all'emiliano, primo in entrambe le manche, c'è Massimo Pesce, anche lui molto bravo e molto tecnico nella guida. Gianluca Pettinari invece è il migliore dei piloti della F1, la categoria riservata ai cinquantini meno recenti di questo gruppo. Podio della F2 quindi con Dalla Libera primo, secondo Pesce e terzo Puglia. Nella F1 vince Pettinari davanti a Bregalanti e Panti. Allora, questa passione nasce me l'ha trasmessa mio papà, Tonino Pettinari, mi ha fatto capire il valore delle moto vintage e soprattutto delle piccole cilindrate, come era ai tempi dei tempi la categoria. La gara è stata molto, molto, come posso dire, scusate l'emozione, è stata molto impegnativa perché è un tracciato tecnico, non è un tracciato da sottovalutare, e col giusto binomio fra sicurezza e un po' di azzardo sono riuscito a fare quello che sono riuscito a fare. Voglio ringraziare la mia famiglia in primis, voglio ringraziare tutto lo staff che ci ha permesso con questa pandemia di svolgere una manifestazione bellissima così. Sono contento. Voglio ringraziare anche il mio motoclub, grazie. Il mio motoclub è la Pella del Tirreno e la Barda Racing Team, che mi dà una mano ogni stagione.
Spazio anche in chiusura per i piloti del gruppo 4, la categoria che non parte dal cancelletto e premia la costanza dei tempi sul giro. Il migliore infatti in questa categoria non è il più veloce in assoluto, ma chi riesce a percorrere i giri in programma con tempi il più possibile simili. A maggiora il migliore di questa speciale classifica è Fabrizio Bennati, davanti ad Antonio Gelfi e Fabrizio Latini. Ecco le immagini dei piloti che salgono sul podio. E si chiude così il weekend inaugurale del Motocross Vintage 2021. La prossima prova del campionato italiano UFO Epoca è in programma l'1 e 2 maggio al Monte Rosato di Fermo.